Allora, dai, Liberi TV, Riccardo Cristiano, sempre Cleto Festival, ottava edizione, Radio Barrio, quest'anno in una nuova veste. E ci devi spiegare come, però. Oddio, ok. Ci siamo un po' non rinnovati, però abbiamo pensato di comunicare il festival in un altro modo quest'anno. Produrremo ovviamente dei podcast radiofonici, quello sicuramente con le interviste, le persone che abbiamo coinvolto in questi 3 giorni, però quest'anno abbiamo pensato di raccontare il festival in maniera diversa. Abbiamo catturato un po' di immagini, un po' di impressioni, un po' di pensieri e realizzeremo proprio un video reportage di questi 3 giorni, quindi è una novità anche per Radio Dove lo Barrio. troveremo? Ovviamente. Sui nostri canali, ovviamente potete seguire sia su Facebook, su Instagram che su Twitter Radio Barrio e ovviamente sul nostro sito www.radiobarrio.it, quindi lì è sempre aggiornato. Se volessero le persone collaborare con voi, ad esempio, non so, in un'edizione futura del Cleto Festival, Sì. in altre edizioni, volessero essere loro partecipi della, non so, voglio essere un intervistatore, voglio andare in giro, si può fare? Assolutamente sì, anche perché la cosa bella che caratterizza la radio, ma non solo, l'associazione in sé, è il fatto di essere aperti a qualsiasi idea, a qualsiasi proposta e anche a qualsiasi collaborazione, quindi è una cosa molto positiva. Ci potete contattare, trovate tutti i contatti sul sito, appunto www.radiobarrio.it, basta un'email, un messaggio, una Quindi la telefonata. pagina Facebook c'è anche? Personale? Ma queste Certo, cose non si non si chiedono, va chiedono, no? bene, ok, ho capito. Dico, se qualcuno invece volesse avere informazioni sulla persona che stiamo intervistando in questo Sì, momento. io mi chiamo Melania Tesoriere, mi potete trovare tranquillamente sui social. Perfetto, allora Grazie. ringraziamo Radio Barrio per quello che Sì, vedremo da qua a breve in questo breve documentario e assolutamente. soprattutto ci auguriamo che Radio Barrio, come tutte le edizioni, sia presente anche all'edizione del Cleto Festival dell'anno successivo. Sì, chi lo sa? Magari una novità in più. Va, Lasciamo in vedremo, suspense. vedremo, vedremo. Grazie a tutti.